Maria Lucia Cosentino del comitato promotore per questa manifestazione stamane a Capocolonna. Di cosa si tratta, Maria? Allora, praticamente il popolo di Crotone si è ribellato al sistema, diciamo. Oggi siamo qui a Crotone per protestare contro il mostro chiamato Eni. In realtà la nostra non è una protesta proprio rivolta ad Eni, nel senso che noi vogliamo togliere l'Eni dal nostro territorio, però vorremmo che i nostri politici, coloro che ci amministrano, potessero in qualche modo concordare con Eni per un rilancio di questo territorio. Cioè l'Eni sta a Crotone, ma in realtà per contropartita non investe sul nostro territorio come avviene invece nelle altre città d'Italia. Cito per esempio la Lucania, cito per esempio Ravenna, ultima, dove l'Eni comunque contribuisce al rilancio socio-economico della terra. A Crotone in realtà l'Eni prende soltanto e non dà nulla. Il problema in realtà non è fondamentalmente l'Eni, ma è proprio coloro che ci amministrano, che non riescono a sedersi a un tavolo di trattative e credere forse nella città di Crotone. Oggi siamo a Capocolonna, ma in un parco bellissimo, in un parco archeologico, forse uno dei più belli in Italia, ma in realtà mi sembra quasi strano che si possa chiamare parco archeologico. Forse sarebbe il caso di chiamarlo il parco dell'Eni, perché l'Eni proprio qui ha uno dei suoi tantissimi pozzi, e quindi la cosa mi spaventa e mi fa arrabbiare. Io sono qui come Amici della Terra, che un'associazione che per la tutela del territorio, ma sono qui soprattutto come cittadina e come mamma di questo territorio. Sono fortemente preoccupata per me e anche per il futuro di mio figlio, dei nostri figli. Quindi dobbiamo rialzarci le maniche e iniziare a lottare pacificamente con la testa, con l'intelligenza che abbiamo, perché siamo un popolo intelligente, di persone che hanno studiato, di persone che hanno una cultura, e non è giusto farci mettere i piedi in testa da nessuno, non è giusto che qualcuno possa offendere la nostra intelligenza. Noi questo non lo vogliamo più, abbiamo sopportato fino adesso e adesso dobbiamo dire no a tutto ciò che ci viene calato dall'alto per interessi spiccioli. Noi siamo Crotone e la città è dei crotonesi. Benissimo, come ha reagito Crotone, i crotonesi? Allora, le adesioni che abbiamo qui oggi? Allora, oggi qui abbiamo dei cittadini crotonesi, forse non siamo in tantissimi, ma comunque ci siamo, questo è l'importante, questa è la prima di una lunga manifestazione, di una lunga proposta di vari eventi che si svolgeranno nei mesi a venire. Abbiamo comunque esponenti anche consiglieri comunali, è assente, mi rammarico dirlo, il primo cittadino, così come il presidente della provincia, così come il presidente del provincia. Loro, diciamo chi c'è, Maria. Allora, abbiamo Flora Sculco per i Democratici, capogruppo in Consiglio Comunale, Domenico Panucci per Manifesto per Crotone, Giussi Regalino in qualità di Manifesto per Crotone, Fabrizio Meo come Manifesto per Crotone. È passato a salutarci Claudio Molè per il Partito Democratico. Non vorrei dimenticare nessuno. Ubaldo Schifino del Partito Democratico. Diciamo che c'è tantissima gente che crede... Come associazioni ho visto i Stanchi dei Soliti. Un attimo. Dicevamo, come associazioni? Come associazione abbiamo i Stanchi dei Soliti, che sono sempre presenti, Amici della Terra, che da me è rappresentata. Abbiamo... adesso mi sfuggono forse... Ho visto un cartellone dei senza tetto. Certo, avevo promesso loro comunque di dare, abbiamo promesso come comitato organizzativo di dare uno spazio, perché in realtà il problema dell'Eni è il problema per il quale siamo qua, ma noi siamo qua per dire no proprio a tutti i disagi che affliggono la città di Crotone. Anche i senza tetto è un problema serissimo, è impensabile che ci siano delle graduatorie, che le case popolari siano fatte e che non possono essere occupate, non si capisce il perché. Io mi rivolgo agli amministratori di questa città, dovete iniziare a ragionare, non dico con il cuore,
ma devono ragionare con la testa, perché forse molte volte non si ragiona neanche con la testa. Voi siete stati eletti dal popolo, avete il compito, il dovere di tutelare questa città, questa bellissima città, voglio dire. Però devo dire un'altra cosa, il problema, io ho sempre detto, sì è vero, sono gli amministratori, sarà forse contraddittorio quello che dico, ma siamo anche noi che siamo responsabili, perché se a noi non va bene il sistema, noi dobbiamo lottare perché questo sistema venga smussato, venga rivisto. Noi domani saremo in consiglio comunale, ci sarà un consiglio comunale ad hoc per straordinario proprio per la situazione Eni, noi saremo lì a protestare, ma le nostre non sono proteste inteso proprio come il termine di protesta, noi siamo lì per una protesta costruttiva, perché quello che ci interessa è il bene di Crotone, nient'altro. Ricordiamo, domani è lunedì 26 luglio, per chi seguirà il video magari dopo, e avendo diciamo questa giornata oggi, poi è già in programma qualcosa per il futuro, faremo naturalmente una raccolta firme più estesa alla città, dove denunceremo gli abusi che ci sono stati per le varie autorizzazioni che ha avuto l'ENI, quindi faremo questa raccolta firme, chiederemo il supporto delle scuole, perché è giusto che anche i nostri ragazzi comprendano il problema, perché saranno loro il nostro futuro, quindi faremo anche un'opera educativa nelle scuole, quindi chiederemo anche alle scuole di sostenerci in una prossima manifestazione. E quello che vorrei io, ma devo ancora concordarlo con gli altri organizzatori, è quello di occupare nel vero senso della parola, paralizzare la città di Crotone, perché è giusto che Crotone si riprenda da questo coma, perché in realtà subiamo un coma che per anni ci ha visto, diciamo, attaccati ad un respiratore, attaccati a delle flebo, basta. Noi siamo vivi, siamo sani e vegeti, ringraziando Dio, e dobbiamo lottare perché i nostri figli possono restare a Crotone. Io personalmente non ho nessuna intenzione di andare via da questa città, e Crotone mi deve garantire di vivere dignitosamente nella città in cui sono nata, nella città in cui sono cresciuta, nella città in cui ho studiato. Quindi è questo l'invito che volgo alla cittadinanza tutta di Crotone, è quella di rendersi responsabili, perché Crotone, non mi stancherò mai di dirlo, lo abbiamo anche riportato sulle magliette quest'oggi, è dei crotonesi, siamo noi i veri responsabili. Grazie. Se è andata male, cancellala, oi. Rosa. E la musica di Rino accompagna.